Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, sono Andrea degli MJ Bros e oggi per voi abbiamo un torneo a eliminazione diretta Foot Champions. I premi sono questi: accesso alla Weekend League, pacchetto oro e 500 crediti, minimo 3 campionati, minimo 3 nazionalità e minimo 85 d'intesa di squadra. E questa è la nostra squadra con Diego Alves in porta, Mathieu del Barcellona, Kolodziejczyk, che non mi ricordo, Carvajal, terzino sinistro abbiamo Masuaku del West Ham, Bolasie, Pereira, Kondogbia, Salah, davanti abbiamo Eder e Palacio, entrambi dell'Inter. Come potete vedere è una bella squadretta e questi sono i nostri primi avversari, Origi, Miralles, una squadra discreta ma battibile, decisamente battibile. Iniziamo la nostra prima partita. La prima azione è di Eder, un tiro dal limite dell'area fuori di poco. Poi il primo calcio d'angolo salvato praticamente sopra la traversa e subito dopo nel secondo calcio d'angolo una bella finta ma ancora una respinta del portiere. Pensando che l'azione sia finita invece no, Masuaku per Eder, finta, tiro fuori di poco. La prima azione degli avversari arriva dopo 10 minuti, una bella parata di Diego Alves, ma la partita la stiamo praticamente facendo noi, questo tiro qua da fuori è uscito di pochissimo, e una bella finta di Palacio che spiazza il portiere, spiazza il difensore ma non il portiere. La palla ancora ed era un'altra finta, un altro tiro ancora fuori di poco. Stiamo dominando nella partita, due belle finte, palla per Palacio che davanti al portiere non sbaglia e fa 1-0 e stiamo vincendo la nostra prima partita alla mezz'ora del primo tempo. Un tiro abbastanza semplice davanti al portiere. E niente, la partita va avanti. Come potete vedere sono sempre io che attacco, Eder sulla fascia, un bel gioco di gambe di Eder, che la mette in mezzo, sponda di testa e Pereira con una mezza rovesciata che non è niente male, la mette alle spalle del portiere e adesso come potrete vedere dal replay è un bellissimo gol perché ha anticipato il difensore benissimo direi, guardate, oppla, bello, bel gol di Pereira che ci porta sul 2-0. Continua la partita e come potete vedere Bolasie ancora in attacco, sfiora il gol, perdono palla facilmente nella loro trequarti difensiva e oh, non so che cosa ho detto, vabbè, Palacio ha fatto un bellissimo gol, io l'ho vista la palla, ho visto che ero un po' fuori area, però il tiro c'era, ci ho provato e è andato abbastanza bene, anzi decisamente bene perché abbiamo segnato. E siamo sul risultato del 3-0. All'inizio del secondo tempo praticamente, bell'inserimento di Palacio, bel tiro in crociare e siamo addirittura 4-0. Ora uno si aspetta che a questo punto lui abbandoni la partita, ma non è così. Però lascio alle clip la parola per il resto di questa partita. E come potete vedere la partita è finita 7-0. Pensavo che avrebbe abbandonato prima, ma non l'ha fatto. 17 tiri, 11 in porta contro 4 tiri, 2 in porta. Va benissimo, ce la siamo assolutamente meritata questa partita. Ma andiamo direttamente alla seconda partita. Sturridge, Royce, Mané Nero. È una bella squadretta quella che dobbiamo affrontare. Iniziata la partita, proviamo questo tiro un po' particolare con Eder da punizione che non è uscito esattamente come speravamo, ma ha creato una bella occasione.
palla su per Eder, bella parata ancora di Ter Stegen nel portiere avversario, calcio d'angolo corto, palla in mezzo all'area, bel colpo di testa, un altro salvataggio quasi sulla linea. Stiamo ancora attaccando noi nonostante abbia una bella squadra, un bel giro palla ci porta quasi davanti al portiere, un tiro un po' scarso. Salah si trova davanti, prova a piazzarla, ancora una parata ancora di Ter Stegen e arriva però con questo calcio d'angolo, un tiro traversa linea ma la palla è entrata e quindi ci viene assegnato il gol. Praticamente, come potete vedere, la palla ha rimbalzato dentro, chiaramente, quindi gol c'era di Kondogbia. E niente, stiamo vincendo 1-0 al 45esimo. Palacio prova ad andare via, la incrocia benissimo ma prende il palo. Purtroppo, come potete vedere, abbiamo anche qua attaccato quasi sempre, quasi solo noi, un'altra azione, un'altra parata. Ho provato quel colpo di tacco, purtroppo non è andata bene, sarebbe stato un bellissimo gol. Ma una bella finta di Firmino, quasi spiazza il portiere che però la para, ma l'azione successiva, vabbè, non c'è neanche bisogno di dirlo, hanno fatto un tiro, un gol al 78esimo e portano il risultato pari, quindi la partita va avanti, qualche azione ancora, sarà la piazza, esce di poco. Come sempre abbiamo attaccato solo noi, bel gioco di gambe qua di Salah, una bellissima parata del portiere sul calcio d'angolo, però la mette in mezzo ed è solo e la tira fortissima verso la porta, la palla entra ed è andata benissimo perché questa partita siamo riusciti a portarla a casa proprio grazie a questo gol di Eder. Infatti, come vedrete, abbiamo vinto 2-1 e siamo passati al turno semifinale battendo questa squadra. Come potete vedere, le statistiche parlano da sole. E niente, siamo arrivati in semifinale, come ho già detto. Questa è la squadra, molti giocatori in prestito come Benarfa, Aubameyang, Royce, Berardi potenziato. Una squadretta niente male. Iniziata la partita, attacchiamo noi, un bel tiro di Salah che esce di pochissimo, sulla fascia vanno loro, però una bella respinta e qua, vabbè, il tiro parla da solo, guardate, cioè ha fatto il tiro dell'anno, ovviamente contro di me, e questo grande stronzo mi ha iniziato a dabbare nell'esultanza, la cosa mi ha innervosito non poco. Tant'è che dopo ho giocato sicuramente molto innervosito. Io quando gioco innervosito faccio più cagare del solito. Comunque cerchiamo di arrivare davanti alla porta con Eder che la tira, ma ancora una volta il portiere avversario la para. Un altro calcio d'angolo corto, mi trovo sempre bene a batterli. Fuori di poco il tiro di Carvajal. Palacio, una bella finta, prova a piazzare il tiro che esce di pochissimo sulla destra. Eder davanti al portiere, lo salta, tira, salvataggio ovviamente, e la palla nelle mani del portiere ovviamente, perché solo così poteva pararla, e quindi niente, scusate ogni tanto sparlo. Eder tiro da fuori, fuori ancora di pochissimo, stiamo sfiorando la porta in continuazione, bel passaggio per Salah, filtrante, finta, tiro, gol. Così avrei dovuto fare dall'inizio della partita, non l'ho fatto, ma fortunatamente è entrato il pallone. 1-1, risultato di parità. E rivediamo insieme appunto il gol. Un gol discreto, niente male da parte di Salah. Siamo al 66esimo minuto, si trovano di nuovo loro in attacco e di nuovo rischia di fare il gol dell'anno con questa traversa da fuori. E qua ovviamente il rimpallo non poteva che favorirlo di più. Non so come qua è riuscito a crossarlo, rimpallo e la palla va in porta. Non credo che sappia neanche lui come ha fatto a segnare. Guardate, la palla rimbalza sul mio difensore che non so perché non l'ha spazzata via. Ma stiamo perdendo 2-1 e ormai purtroppo la partita è finita. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non ce l'abbiamo fatta, causa anche la sfortuna, perché i due gol che hanno fatto, uno non sa neanche lui come ha fatto, ma vabbè. Non abbiamo vinto questa Foot Champions, le statistiche parlano chiaro, abbiamo fatto più tiri noi. Forse un pareggio, ma anche una vittoria non sarebbe stata scandalosa. Spero che vi sia piaciuto il video, lasciate un like, condividetelo se vi è piaciuto, commentate sotto se ne volete vedere altri di questo tipo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!